too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. All'interno di questo vasto mondo dell'agroalimentare, griffato tutto food, scegliamo un'azienda che ha fatto del suo territorio e di un prodotto, l'olio, il suo marchio di eccellenza. Sono con la cooperativa Pleniglia, con il presidente Gianfranco Daddario. Ci siamo dal 61, una cooperativa, 200 produttori appassionati proprio di produrre questo bene che è meraviglioso, che è l'olio extravergine di olivo, un 100% italiano. Oggi guardiamo dietro per vedere quanta strada abbiamo fatto e sicuramente da oggi in poi stiamo guardando avanti, stiamo guardando al mercato italiano, stiamo guardando all'internazionalizzazione, perché oramai insomma il mercato italiano soprattutto è saturo, per cui dobbiamo guardare anche a nuove frontiere. Olio Re prende delle strade anche differenti. Che cosa diventa e per quali mercati si è trovata una risposta? Oggi tutti produciamo l'extravergine 100% italiano, allora c'è bisogno di un qualcosa che diversifica l'offerta. La nostra prima idea è stata quella di fare un olio bio assolutamente adatto per i bambini, per le caratteristiche che ha: un altissimo contenuto di vitamina E e un altissimo contenuto di polifenoli. Nello stesso tempo abbiamo anche, nonostante l'alto contenuto di polifenoli, un flavor non aggressivo, quindi adatto al palato del bambino, e questo lo dobbiamo grazie soprattutto al clima della nostra zona che ci permette di avere tutto questo. In secondo luogo devi dare anche qualcosa in più, devi allargare il paniere, e il paniere l'abbiamo allargato con una serie di aromatizzati soprattutto per il mercato estero, che vanno dall'olio classico al limone, l'olio al peperoncino, l'olio al basilico, l'olio all'aglio rosso, l'olio al tartufo bianco, e questo ci permette di dare la possibilità al consumatore di abbinarlo ai vari piatti, perché sono dei condimenti vegetali con la base olio extravergine oliva 100% italiano che si abbinano alle varie pietanze, alle varie specialità. Ed in più abbiamo anche allargato il paniere facendo con le nostre aziende una serie di prodotti sottoli e dei patè, assolutamente tutti della nostra zona, della nostra provincia di Pescara e del nostro Abruzzo. Il futuro, io spero di rivederci nel 2017 dopo aver conquistato altre piccole fette di mercato, perché poi quello che ci contraddistingue è la crescita graduale, quindi applichiamo molto bene la filosofia contadina, che è quella di crescere sì, ma crescere in maniera graduale, e questo ci permette di affrontare dei mercati soprattutto del nord Europa, che è quello che vogliamo affrontare in questo momento, e quindi l'appuntamento è per il 2017 con risultati, mi auguro, positivi per la nostra struttura.